saluto a tutti gli appassionati di mobilità elettrica, bentornati sul canale Viaggiare in Elettrico. Oggi abbiamo con noi un ospite d'eccezione, abbiamo con noi Loris Reggiani. Loris Reggiani, che lo ricordiamo, ha esordito nel moto mondiale nel 1980 nella classe 125, ha corso per 15 stagioni, gare disputate 173, 41 podi, 5 pole position, 8 giri veloci e 8 vittorie. Miglior risultato nella classifica finale, secondo. A lui spetta anche la mitica vittoria in classe 250 dell'Aprilia, che è la prima vittoria dell'Aprilia nel moto mondiale. Loris, grazie per aver accettato il mio invito. Prego, buonasera a tutti. Allora Loris, questa sera non siamo qui con te per parlare di moto mondiale, non siamo qui con te per parlare di motori a scoppio, ma per il tuo progetto Thunderbolt. Ci racconti cos'è Thunderbolt e com'è nato? Sì, qualche anno fa la parte della mia figlia, mia sorella, che con suo marito gestisce il circuito, il cartodromo di Galliano qui a Forlì, mi dicevano che avevano dei problemi con un vicino per il rumore che fanno con le moto, che facevano con le moto endotermiche che affittavano, che noleggiavano a chi aveva voglia di divertirsi 10 minuti. E allora io, che avevo appena provato una moto elettrica, per l'esattezza la Zero, una Zero Motorcycle, che all'epoca, adesso non mi ricordo esattamente che tipo di modello avevo provato, però mi aveva lasciato molto favorevolmente stupito dall'adrenalina, dall'accelerazione, dalla gestione dell'acceleratore, da come si poteva guidare questo tipo di moto. E gli dissi di cercare una moto elettrica che sarebbe stata assolutamente divertente come le moto che gestiva lui e che avrebbe risolto il suo problema di rumore. E mi disse che non se ne trovavano. Non ci credetti e mi misi a fare una ricerca anche io su internet. Pensavo che invece esistessero già delle motine con delle ruote piccole per poter fare questo tipo di lavoro sui cartodromi. Invece non ce n'era nemmeno una e vabbè, io sono sempre stato appassionato di meccanica. In quel momento mi stavo dedicando solamente ai commenti a livello di opinionista su Sky, quindi avevo molto tempo libero e gli dissi dai, facciamola noi, che vedrai che in 6 mesi la facciamo, non è un problema fare una moto elettrica. Avevo conosciuto nel frattempo una persona che poi è diventato mio socio, Bruno Greppi, che aveva molto know-how su queste cose, sui mezzi elettrici, perché faceva, da quando aveva venduto la sua storica azienda che aveva fondato, che è la Breaking, una famosissima azienda di freni italiana, si era dedicato un po' a questa cosa, a fare dei progetti nuovi sull'elettrico. Quindi aveva molte conoscenze. L'altro socio, quello che è diventato poi un altro socio, il terzo socio, Giuseppe Sassi, lo conoscevo già, lui costruisce moto, mini moto e mini GP da Gran Premio, quindi la parte meccanica, sulla parte meccanica eravamo a posto. Secondo me si poteva fare un bel lavoro. Invece di metterci 6 mesi ci abbiamo messo un paio d'anni, perché poi io sono molto pignolo e le cose mi piace, devo dire in questo caso purtroppo, farle bene, per cui un paio di primi prototipi li abbiamo accantonati perché ci davano dei problemi che io non volevo avere e poi alla fine è saltata fuori questa moto qua, la NKE, che è piaciuta talmente tanto a tutti quelli che l'hanno provata e guidata, che a quel punto ci siamo detti ma perché a questo punto, siccome ci abbiamo investito così tanto tempo e denaro, perché non farlo diventare un business? Ecco, la nascita della Thunderbolt è dovuta ai problemi di rumore di mio cognato. E quali sono state le difficoltà iniziali? Mi raccontavi di due prototipi che
non ti piacevano e che sono stati accantonati? Come tutto, quando fai qualcosa di nuovo ti sbatti il naso a un certo punto contro delle problematiche che non ti aspettavi. La prima cosa è stato il forcellone. Avevamo fatto la prima moto con un motore con due perni, con un motore motoruota, diciamo così. Il motore avevamo già deciso di metterlo sulla ruota posteriore per lasciare il più spazio possibile alla batteria, quindi alla durata della guida, insomma, della carica. Per cui avevamo trovato un motore che aveva due perni, quindi un forcellone con due viti, un forcellone con due bracci, due viti, eccetera. Ma poi la prima volta che abbiamo dovuto cambiare la gomma posteriore ci siamo resi conto che il lavoro era bestiale, bisognava staccare tutti i cavi del motore dall'inverter, dalla centralina, smontare mezzo mondo e poi portarsi dietro per smontare la gomma una ruota che pesava 15 kg perché c'era il motore, eccetera. Con il rischio di fare dei danni anche sul motore. E quindi abbiamo capito che forse invece era meglio trovare un motore automobilistico, di quelli che vengono costruiti per dei mezzi a quattro ruote che hanno un perno solo, un'uscita solo, quindi fare un forcellone monobraccio e poi invitare una ruota sul motore come una ruota automobilistica. Quindi okay. Abbiamo costruito, disegnato, costruito la ruota giusta per quel motore, eccetera, eccetera. Abbiamo rifatto il forcellone, abbiamo rifatto il telaio per il punto. E siamo arrivati, insomma, alla fine a questa situazione finale che ci sembra molto valida, che è piaciuta a tanti, anzi a tutti, direi, chi l'ha provata, e che ci ha dato delle grosse soddisfazioni. Sei stato tu il collaudatore della moto oppure ti sei servito di altri? L'ho fatto in primis io per capire il bilanciamento, le posizioni giuste, le avancorse, insomma, perché ho una certa esperienza. E poi per farmi dare una mano, insomma, per avere anche delle conferme, il figlio del mio cognato, mio nipote, che lui in quella pista ci gira dalla mattina alla sera, anche corse, quindi anche lui ha le idee rispetto soprattutto a delle altre moto con le ruote piccole che lui utilizzava già. Io quello era un'esperienza che non avevo, quindi non riuscivo a comparare la nostra moto con qualcos'altro. Poteva andare bene per me, ma magari non era sufficiente. Invece lui mi ha dato le conferme. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della vostra moto elettrica? Beh, il rumore in primis, no? Il rumore, se vogliamo vederlo come un vantaggio, ma a molti invece non piace una moto che non fa rumore. Io sono convinto che per apprezzare una moto elettrica bisogna provarla, perché altrimenti è noiosa. Capisco che guardarla da fuori, una gara di moto elettrica o una gara di moto endotermiche, c'è una differenza bestiale. Ecco perché io tutto sommato non credo molto nelle corse elettriche, perché non c'è solo il pilota lì, nel caso delle corse una grossa fetta del successo delle corse è il pubblico. Il pubblico, se non sente il rumore, non ha la percezione della potenza. Ah, questo è interessante. Che viene espressa in quel momento, che secondo me è molto importante per guardare una gara. Interessante questa cosa, perché è un po' il discorso che ho fatto io con un mio amico quando siamo andati a Misano quest'anno a vedere la MotoGP. Ed eravamo in un punto dove a un certo punto tutte le moto avevano lo scarico rivolto verso di noi. E in quel momento, nei primi passaggi, quando sono tutti insieme, l'idea proprio di potenza, di velocità, anche se magari era un punto dove non andavano particolarmente veloci, però il rumore ci faceva percepire
una potenza, una cosa, insomma. Sì, infatti quello secondo me è un buon 50% dell'adrenalina che prova lo spettatore e togliergli quella percentuale lì di adrenalina secondo me è tanta roba. Mentre chi guida, invece, per chi guida invece è il contrario. Io lo paragono, la prima volta che ho provato una moto elettrica, l'ho paragonata molto a quando per la prima volta sono salito su una barca a vela di amici che fino a quel momento lì mi aveva dato un po' mi sembrava che fosse un po' una barca di serie B rispetto a una barca con un motore magari da 1.000 cavalli e invece mi sono reso conto che andare più piano ma in silenzio ti dà quasi più emozioni che andare più forte a motore. Bello. E sì, l'effetto che mi ha fatto una moto elettrica più o meno è stato lo stesso. Quindi provarla una moto elettrica, se la provi, difficilmente ci scendi, nel senso che difficilmente, è molto difficile, non ho ancora trovato nessuno che sia salito sulle nostre moto e sia sceso senza dirci meglio di quello che mi aspettavo. Bello, bello questo. Ed è la stessa cosa che è successa quando ho fatto provare i miei amici, anch'io la Zero, ho provato la Zero, quella piccolina, con batteria da 7,2, quella più leggera, senza controlli, niente. L'ho fatta provare, l'ho provata io, poi sono rimasto talmente stupito, talmente, ho detto, beh, ma ho chiamato i miei amici motociclisti del mio paese, gli ho detto, venite qua. All'inizio mi hanno preso a parole, te lo dico, perché sembrava che gli avessi detto. Invece dopo, quando sono arrivati, un po' scettici così, però sono scesi e hanno detto, oh, ma non me l'aspettavo, ma va, che è una roba. E poi soprattutto le doti del motore, un'accelerazione pazzesca, tutto subito, la coppia. Cioè, sono rimasti favorevolmente sorpresi. Bello, 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 bello. Sì, e poi adesso le moto elettriche sono gestite molto bene a livello di risposta all'acceleratore, non è più come una volta. Me la ricordo la prima elettrica che ho provato, si chiamava Quantia, sono passati forse più una trentina d'anni perché correvo ancora, ma era una roba, un cesso, inguidabile, non rispondeva all'acceleratore, poi non rispondeva nemmeno quando chiudevi, nel senso che chiudeva dopo un po'. Apriva dopo un po' e poi non era gestito in coppia ma in velocità e quindi era un disastro perché in base a quanto aprivi l'acceleratore lei andava da zero a quel momento lì in un attimo e poi murava subito e poi dovevi dargli un po' di gas ma andava a scatti era un motore di quelli normali che esistevano all'epoca adesso quei motori asincroni insomma e con la gestione della potenza, tre fasi con la gestione della potenza gestita in coppia invece è diventato come un endotermico e forse anche meglio. Sì, tra l'altro è di pochi giorni fa la notizia di una moto elettrica che è possibile programmarla in base al tipo di risposta che vuoi, se vuoi la risposta di un due tempi o quattro tempi e le varie cilindrate, quindi partendo Sì, da ma un. quella cosa lì ormai si può fare da presto, si può fare anche su una Thunderbolt. Sono tutte gestite molto, molto bene, la possibilità di differenziazione, di erogazione ce l'hai. Ecco, forse quella che dici tu ha delle mappe già prestabilite, per cui te puoi scegliere la mappa, non devi connetterti con un PC e cercarti la tua mappatura, però insomma, è una cosa Sicuramente, anche abbastanza banale ormai. per un neofita o per qualcuno che si approccia per la prima volta alla pista, magari non dargli una moto a piena potenza, ecco che in questo caso l'elettrico può essere veramente molto vantaggioso perché è molto più flessibile, perché io posso scegliere se darti piena potenza, 50% di coppia e poi man mano, come vai, alzare l'asticella. Adesso quello, devo essere sincero, lo fanno tranquillamente anche sui motori endotermici. Tu compri
una Ducati multistrada, c'hai 5 mappe, vai da 80 cavalli a 160 e quindi non, adesso ormai non è più un problema con l'elettronica, si fa tutto. Ok. Motore, batteria, peso della moto, qual è la ricetta migliore? Ah beh, come sempre, più forte va una moto e più leggera è, meglio è, quindi tutte e tre le cose. Poi dopo è chiaro che io ritengo che nella moto elettrica, o comunque nella mobilità elettrica, ancora il collo di bottiglia sia la batteria. Secondo me, per avere veramente un boom di questo tipo di mobilità, abbiamo bisogno di aspettare una nuova generazione di batterie. Il litio ormai è arrivato. Arriverà presto, so che stanno lavorando su batterie a grafene o altre tipologie. Di sicuro nell'ambito militare ci sono delle batterie che sono però sotto top secret ancora, quindi non si possono essere commercializzate, che sono decisamente migliori di quelle batterie che abbiamo, però purtroppo per ora questo è. E purtroppo per avere delle durate, delle autonomie importanti, comunque sufficienti, hai bisogno di una batteria che pesa ancora troppo e che è ancora troppo voluminosa. Questo è, la nostra moto pesa grosso modo in assetto gara, pesa 10 kg in più di una pit bike, sempre a 12 pollici, delle migliori, insomma, delle più veloci. Poi però i tempi, grosso modo, ci siamo. Ok, quindi secondo te una gara, cioè vi sarete anche dati un obiettivo, quanti giri fare per poi dimensionare la batteria? Ma allora, noi abbiamo delle batterie che come dimensioni sono limitate, quindi non possiamo andare oltre. Con le nostre batterie, le migliori che abbiamo, quelle che abbiamo utilizzato nel campionato dell'anno scorso e alla fine del primo campionato di 2 anni fa, con quelle batterie lì riusciamo a fare dai 10 fino a 10-12 minuti di gara senza sentire grossi cali di potenza. Okay. Quelle gare lì, grosso modo, sono quella durata lì. E quindi non ci sono grossi problemi. Al massimo, forse dobbiamo accorciare le gare delle migliori pit bike di un paio di giri o tre. Invece di 15, magari ne farne solo 13, o invece di 17 farne 15, ma non è... non è come nella MotoGP, che invece di farne 30 ne devono fare 7. Questo è. Sì, certo. Ok. Ci spieghi come sono organizzati i weekend di gara? Allora, fino all'anno scorso noi siamo stati abbinati. Eravamo sotto l'egida della Federazione Motociclistica Italiana e siamo stati abbinati da loro alle mini moto, quindi su dei circuiti molto, forse un po' troppo piccoli per noi, di sicuro alcuni troppo piccoli, e con i loro regolamenti, ecco, che prevedevano che il sabato ci fossero delle prove libere in mattinata e nel primo pomeriggio, poi due turni di prove ufficiali il sabato sera. Due gare come nella Superbike la domenica, una domenica mattina e una domenica sera. L'anno prossimo, quest'anno, perché ormai siamo nel 2022, ci siamo spostati sul CNV con Roberto Pighin, perché ci sembra che di sicuro i suoi circuiti sono migliori per noi e di sicuro la location, o comunque il contenitore è più vicino alla nostra filosofia di moto, perché si corre con delle altre categorie di pit bike, quindi di ruote 12 pollici o 10 nel caso delle ovale, ma grosso modo siamo lì. Quindi anche la tipologia di circuito è decisamente più favorevole per noi, un po' più veloce, insomma. Mm-hmm. E la gara sarà fatta nello stesso modo, quindi
sabato mattina prove libere, due qualifiche il sabato sera e poi il giorno dopo due match. Ok. Sono previste delle evoluzioni della moto? La stiamo evolvendo continuamente. In questo momento la nostra base è la moto dell'anno scorso, che andava già molto bene e che non ha avuto nessun tipo di problema. Stiamo lavorando su una nuova centralina di potenza e di gestione che ci permette di andare decisamente più forte come prestazioni e consumando grosso modo la stessa quantità di batteria. Però prima di è una cosa un po' delicata su una moto elettrica, prima di deliberarla e di farcene fare un numero sufficiente per equipaggiare tutte le moto, secondo me ci servono ancora un paio di mesi. Se poi diventano tre vuol dire che arriviamo troppo tardi, perché sai che i fornitori non si sa mai. Adesso è un periodo già. Perché non si sa più se i materiali arrivano, se non arrivano, e quindi non si può più fare delle previsioni. Ecco, di sicuro abbiamo una buona base di partenza, che è quella dell'anno scorso. Se ce la facciamo, mi piacerebbe partire con l'evoluzione nuova, perché è veramente una moto che spaziale. Okay. È veramente divertente. Quella nuova è fenomenale. Ma quant'è il miglioramento in percentuale? Lo puoi quantificare? Un buon 30%. Sì, è tanto, sì. Eh? Sì, sì. Solo con la centralina elettronica? Sì. Sì. Sono dei ragazzi di Vicenza che ci fanno questa evoluzione, questa centralina. Sono veramente capaci, veramente bravi. Hanno un bel know-how e sono fenomenali. Ma quindi si parla di andare sugli stessi tempi delle termiche, se non meglio? Sì. Ci piacerebbe arrivare a quei tempi lì. A parte che adesso siamo, rispetto alle migliori termiche, su un circuito come Cremona, che è l'unico circuito dove siamo stati con dei nostri piloti forti a provare, sul circuito lungo di Cremona, rispetto alle migliori termiche, eravamo più lenti di un secondo al giro. Con questa evoluzione qui, secondo me, siamo tranquillamente con loro. Ma a Cremona io sono andato a girare col 1000 e voi giravate con le piccoline? No, a Cremona... Cremona ci sono due circuiti. Dicevo, perché c'è un rettilineo di un chilometro. C'è il cartodromo di fianco a quello che dici te. Cioè, è comunque un cartodromo veloce per essere un cartodromo, quindi tipo Adria, sai, il cartodromo di Adria o cose del genere. Ok. Allora, è un campionato che permette ai talenti di poter emergere? Ma come tutti i campionati monomarca, sì, assolutamente sì. Perché le moto vanno talmente tutte. Addirittura sull'elettrico ancora di più, è ancora più facile fare delle moto che vanno tutte uguali, perché non c'è più nemmeno la possibilità di aggiustare meglio la carburazione, no? Il termico magari puoi fare la differenza. Invece da noi non c'è più nemmeno quella possibilità lì. L'unica regolazione che puoi fare per migliorare o per andare vicino alla tua guida è cambiare il freno motore o la risposta dell'acceleratore, eccetera, ma le prestazioni massime sono quelle, e quelle restano. Che poi so che le batterie vengono sorteggiate tra scorso facevamo così, sì, le batterie restavano di proprietà nostra perché costavano troppo e non abbiamo neanche provato a pensare di venderle ai piloti, quelle da gara, diciamo. E quindi, perché erano dei prototipi, ce le eravamo fatte fare da come prototipi, quindi è ovvio che alla fine costano un botto. E quindi erano di nostra proprietà, le portavamo in pista gara per gara, le sorteggiavamo. Ok. Perché non volevamo che qualcuno potesse pensare che aveva una batteria, insomma, che non andava bene. Quindi ogni gara, ognuno si sorteggiava la sua batteria e aveva quella per tutto il weekend. Ottimo. Quest'anno quelle batterie che sono state usate abbiamo deciso di vendere a un prezzo politico, perché
perché non possiamo permetterci più di fare così come abbiamo fatto, e poi dopo invece abbiamo a questo punto abbiamo cominciato, trovato il modo di industrializzare un po' meglio quel tipo di batteria lì, per cui anche le nuove non costeranno più così tanto da non poterselo permettere. Ottimo, ottimo. Però parliamo sempre di batteria litio, non sono batteria a stato solido? O... No, batteria a litio, ioni di litio, okay. Con le celle dentro, insomma, con un IMS elettronica che gestisce le temperature, eccetera, eccetera. Batterie, sì, però sai, ci sono delle celle... un po' più buon mercato, che possono andare bene, che non hanno delle grosse prestazioni, che possono andare bene per un utilizzo da noleggio, chiamiamolo così, quindi, quindi molto più calmierato, e poi invece per andare a fare le gare, le corse, per tirare fuori cavalli, potenza e accelerazione, servono delle batterie invece molto più performanti, che si chiamano, insomma, con potere di scarica molto più alto e che ti permettono di tirare fuori molti più ampere. Certo, certo. Solo che quelle se le vuoi le devi pagare. Costano ovviamente. Sì. E durante il campionato dell'anno scorso non c'è mai stato un problema legato all'affidabilità della moto? No. Beh. No, ti dirò di più. Non c'è mai stato uno che cadendo non abbia poi potuto riprendersi sulla moto e ripartire. Pazzesco. La moto è fatta talmente, è talmente robusta, è fatta talmente bene, studiata bene, per evitare che si possa rompere qualsiasi cosa. Forse si piega un supporto di una pedana, ma non si rompe la pedana, non si rompe il manubrio, non si, al massimo pieghi il manubrio, non si rompe la leva del freno, le leve, perché c'è il paramani alla motocross, eccetera. Non, e da una parte, per chi deve vendere i ricambi è un problema. Perché è zero, però è una bella soddisfazione. No, bello, bello. Poi un progetto nuovo così, cioè un progetto che proprio nasce così, due prototipi scartati e al terzo esce fuori una moto così robusta, affidabile, potente, tutto quanto. Poi sono previste evoluzioni, cioè tanta roba, tanta roba. Come fa qualcuno a seguire il campionato? Quali sono i vostri canali per... Allora, l'anno scorso e l'anno prima abbiamo provato con dei mezzi nostri, quindi con pochissimi mezzi, a fare delle sorte di dirette streaming o cose del genere, con telefonini o cose del genere, cose veramente improbabili che poi ci hanno scatenato contro anche un po' di critiche, anche abbastanza stupide, però purtroppo ci sai come ci sono, no? Quando una cosa non la fai come Sky, vuol dire che è meglio che non la fai perché non sei capace, eccetera, eccetera. Adesso vi sto esagerando, ovviamente, no? In effetti, sai, poi dopo vai in dei posti dove magari non c'è abbastanza copertura di 4G, quindi vai a scatti, magari non sono neanche colpe tue, però succede così. Quest'anno invece con CNV e con Roberto Pignin, lui ha una struttura molto importante e da questo punto di vista è fortissimo. Lui fa la diretta streaming tutte le volte di tutte le gare, con addirittura giornalisti o intervistatori che girano per il paddock, come fanno a Sky, a fare domande a meccanici, piloti, insomma, quelli che vanno sul podio, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, anche per il pilota è una bella vetrina, e quindi forse diventa un po' più facile trovare quei pochi soldi che servono, anche se comunque trovare sponsor è sempre un'impresa molto ardua. Però il nostro campionato costa talmente poco che forse qualche lira in quel modo li riescono a tirarla su. Forse il nostro campionato è il campionato meno costoso in assoluto di tutti quelli che ci sono in Italia. Più o meno, per dare un ordine di idee, su che cifre siamo? Bisogna avere la moto, e quindi
comunque con una moto poi puoi fare diversi anni. Bisogna avere la moto, e per avere la moto adesso quest'anno abbiamo fatto una sorta di, l'avevamo già fatto e lo ripetiamo quest'anno, una specie di, per chi vuole correre, per chi si iscrive al campionato, un noleggio della moto nuova a un prezzo che è di 1500 euro più basso del prezzo reale della moto. Ok. Però ti devi impegnare a fare tutte le gare, dopodiché se hai fatto, non tutte, quattro gare, almeno quattro gare su cinque, alla fine la puoi riscattare, a quella moto lì la puoi riscattare a poco. Ah, quindi noleggio riscatto. Quindi... Sì, un noleggio con più che riscatto è proprio un impegno a vendere la moto usata. Il nostro impegno scritto, firmato, a venderti la moto usata con una scala di prezzi in base a quante gare hai fatto. Ok. Se non ne hai fatta neanche una, alla fine la vai a pagarla come l'avresti pagata se la compravi a prezzo pieno. Certo, certo. Però ecco, con 5.500, se non mi ricordo male, si compra la moto con la quale poi puoi correre quanto vuoi. E poi insomma, insieme a Pighin abbiamo fatto uno sconto particolare sull'iscrizione. Siamo riusciti a fare uno sconto particolare sull'iscrizione delle gare sulla licenza, quindi sono 80 euro per la licenza, se non ricordo male, e 70-80 euro ogni gara, ogni weekend di gara, compreso sabato e domenica, prove libere, eccetera. E poi hai le trasferte. Devi sommare le trasferte, però poi non paghi più nemmeno la benzina, e le gomme. Manutenzione zero. È incredibile, questo è incredibile veramente. Manutenzione zero, perché sì, cambi solo le gomme e basta. Credo che in una stagione, in tutta una stagione, non devi nemmeno cambiare le pastiglie dei freni. Chiaro che se poi dopo con la moto ci vai a girare, allenarti, eccetera, eccetera, perché quella allora, moto sì, lì è a noleggio, ma resta a te. Okay. Te la diamo all'inizio del campionato, te la tieni, quindi ci puoi giocare, ci puoi andare ad allenare, ti puoi fare quello che vuoi, la porti tu in pista ovviamente quando ci sono le gare, e poi il noleggio scade quando è finita l'ultima gara. A quel punto lì tu decidi se la vuoi riscattare o se ce la vuoi dare indietro. Ok. Ci sono dei piloti particolarmente talentuosi tra quelli che frequentano il campionato? Tanti. Io ho visto dei piloti andare veramente, veramente forte, ma non li vedo solo perché li vedo, perché guardo i miei. Ma quando vanno a fare delle prove libere, in giro a tanti altri che magari corrono con le pit bike, con le 12 pollici, eccetera, mi rendo conto che questi vanno veramente forte, perché comunque erano piloti che andavano già forte nel 12 pollici o nelle pit bike e hanno deciso di cambiare, di correre con noi. Erano già piloti forti, quindi sì. Ma Alessio Salaroli, tu conosci, perché l'hai intervistato, ha vinto con noi, ma aveva già vinto un paio di campionati italiani, quindi che andasse forte lo si sapeva già. Loris Capozzi, che ha fatto due volte secondo, era uno che quando correva, perché lui poi dopo aveva dovuto smettere di correre per problemi di familiari e economici, ma era uno che andava decisamente forte. Lo stesso Alessandro Russo, il primo vincitore, il nostro vincitore del primo anno, anche lui quando correva nelle mini moto stessa cosa, aveva dovuto smettere per problemi finanziari e quando ha visto quello che costava correre con la Tandoro è tornato dentro. Ma sono piloti, poi Rosetti, insomma ce ne sono veramente, veramente tanti che vanno fuori. Secondo me è un bel livello, è un ottimo livello di piloti abbiamo. A me fa piacere che la moto elettrica che hai costruito permetta a dei piloti italiani di esprimere le proprie potenzialità con una riduzione dei costi che forse permette solo l'elettrico, oppure l'elettrico permette di più,
mi farebbe piacere che il vostro campionato, il campionato Thunderwood, fosse seguito da tante persone, perché ve lo meritate per il lavoro che avete fatto e per i ragazzi che state crescendo. Secondo me quest'anno siamo in una buona situazione per far conoscere molto. In più facciamo un'altra cosa, insieme all'organizzatore Roberto Pighin, che sarà lui che gestirà questo campionato, ci siamo accordati sul fatto che gli daremo una moto nostra da poter noleggiare gara per gara a Ah, chi vuole bello, provare. bello. Ah, io sicuro Quindi, a Pomposa ci vengo, quindi se c'è la possibilità mi piacerebbe guarda, provare. ciao, bello, sì, volentieri. Mi piacerebbe, c'ho anche un mio amico che ha corso con le termiche e che sarebbe davvero, davvero curioso. Ha provato una pit bike elettrica e anche lui è rimasto piacevolmente sorpreso e non pensava assolutamente, non pensava assolutamente. Ma guarda, son tanti quelli che provano. Prima ti ho accennato Rosetti, che era un pilota che faceva anche lui 12 pollici con le pit bike. La prima volta che è andato a Gagliano e ha affittato, ha provato a noleggiare una moto elettrica, è rimasto strabiliato e poi è stato lui a muovere il tutto, nel senso che quando noi abbiamo detto sì, facciamo il campionato, lui è stato 2 giorni dopo, è venuto a comprare la moto, ha detto io questo campionato lo devo fare, ha venduto la sua. Credo che avesse un appito, se non mi ricordo, se non ricordo male qualcosa, l'ha venduta subito e ho detto, boh, adesso basta, adesso facciamo questa roba qua perché è troppo divertente. Bello, Chi bello. la prova, come dicevo prima, chi la prova, poi tu lo sai perché l'hai fatto, chi la prova si diverte Io con la moto elettrica. è veramente sorprendente. Ecco, quello che magari manca di più è, come dicevi tu, il discorso del rumore. E forse un po' e sul discorso stradale, moto di serie stradali, ecco che magari l'autonomia è un po' un punto a sfavore, ma dipende sempre come guidi, che tipo di percorso fai, cioè tante variabili ci sono. Sì, però tu che hai provato una Zero converrai con me che quando hai una moto che va così, non ti puoi permettere di pensare che andrai in giro a 120 all'ora perché così farai i 300 km che ti dicono. È Non ce la farà nessuno. E vero, è quello è il vero. problema. Perché è troppo bello fare le accelerazioni, magari trovarti con un R1 da lasciarla lì a metà strada piuttosto che una Panigale o qualcosa del genere. E quindi quei 300 km là non li farai mai. Questo è lì hai ragione. Cioè, il collo di bottiglia, come dicevamo prima, è sempre la batteria e la durata per la mobilità. Secondo te una moto stradale come può essere, adesso abbiamo preso il caso della Zero, la Zero fa anche moto stradali che sono delle naked. Secondo te quale può essere una autonomia che può essere considerata accettabile? Cioè, ecco, da quell'autonomia in su posso considerare di acquistare? 200 km full gas, Ah. 200 km però a darci come un motociclista, perché un motociclista quando vuole fare il sorpasso vuol dare il gas fino in fondo, non puoi pensare di andare in giro a 120 all'ora costante. Ma guarda che anche nelle auto è così. Tu non compri sfido chiunque a comprare una Tesla da 700 cavalli e poi andare in giro a 120 all'ora fissi per fare 450 km che ti dicono. Non li farà mai nessuno, per quello che sono tutte balle. Cioè, a parte che anche nell'endotermico fanno così, perché quando ti danno il consumo te lo danno Sì. a 90 oppure a 120 oppure cioè, quindi fanno così anche lì, però qua la differenza è molto più grande. Cioè, se vai a 120 o se vai come ci piace andare, invece di fare 450 km ne fai solo 200 o solo 150. Cioè, non sono 300 invece di 400, capite? Quello è quello che fa un po' Io pensare.
Ho avuto modo di provare una Tesla, quella, la Long Range Dual Motor, e anch'io, proprio come dici te, sono partito con tutte le buone intenzioni del mondo, poi appena ho avuto un dritto davanti ho buttato giù e cioè, quella ha un'accelerazione pazzesca e dopo è stato come andare sulle montagne russe, cioè è stato... Cioè, Ma sì, ma chiaro, ma poi a parte che non è che per forza bisogna andare forte, però se ti capita di dover fare un sorpasso con una macchina così lo vuoi fare, e lo fai, però lo fai in un attimo, in un attimo. però per farlo in un attimo devi mettere giù il piede e quindi lì consumi, gli ampere arrivano, i ciucci dalla batteria, insomma. Vorrei farti un'ultima domanda che l'ho chiesto anche ad Alessio. Il giorno che la Moto E farà meglio della MotoGP come tempo sul giro, cosa succederà? Credo che sia un tempo abbastanza lontano. Bisognerà andare avanti nel futuro. Cosa succederà? Credo che sia già scritto nel firmamento. Prima o poi, come si è passati dal due tempi al quattro tempi, prima o poi si passerà dall'endotermico all'elettrico. Mi sembra già scritto, no? Anche a livello politico. Quindi dobbiamo in qualche modo farcelo. Mettercelo in testa, poi dopo che se passeranno qualche anno o più di qualche anno, questo non lo so. Io credo che prima di fare i tempi di una MotoGP ne passerà molto di tempo, soprattutto i tempi di una MotoGP con le durata di gara di una MotoGP, Chiaro, chiaro. perché anche la Ducati, che sicuramente farà una moto migliore dell'energica di adesso, però ho sentito dire che anche loro per il momento si fermano sui 7, 8 giri, 9 giri, non vogliono, non vanno, non stanno cercando altro. Ma infatti anche nel Anche test perché l'hanno tenuta al 70%, ho letto l'intervista di Pirro. Loro l'hanno provata al 70% a Misano, non so per quale motivo. Immagino sul riscaldamento, immagino, poi non lo so. Spero di credo che poter, ho già chiesto a Ducati un'intervista con il progettista per fare due chiacchiere, per vedere un po' a che punto sono, come è nato il progetto, le difficoltà, tutto quanto, perché lì chiaramente sono difficoltà enormi, enormi. Anche budget enorme, certo. però. Va bene, Loris, io ti ringrazio per l'intervista che ci hai concesso, ti ringrazio per il tuo meraviglioso lavoro con Thunderbolt, con i tuoi ragazzi, con le prossime evoluzioni ci saranno della moto. E poi se mi mandi le date per le prove, io vengo volentieri, qualcuno te lo porto. Appena le ho, Benissimo. te le mando. Appena me le comunicano, volentieri. Ok, grazie Buona Loris. serata e grazie Saluto a tutti gli appassionati di mobilità elettrica, alla prossima. Ciao a te. Ciao a tutti. ciao.